Bentornati in diretta, vediamo subito il nostro futures che è scivolato in territorio negativo sotto la linea di parità meno 0,01 in questo momento in area 21.235, una giornata caratterizzata dallo stacco dei dividendi, oltre che altre questioni che restano sempre importanti per gli investitori, le tensioni in Medio Oriente, si attende la partenza del G20 di venerdì. Guardiamo il DAX che cede lo 0,43%, il CAC di Parigi lo 0,12%, la Borsa di Londra invece continua a rimanere ancorata a territorio positivo e l'IBEX di Madrid cede lo 0,33%. Diamo uno sguardo anche allo spread, il differenziale tra BTP e Bund resta stabile rispetto all'apertura della mattina, 240 punti base, quindi cedendo l'1,16%, il rendimento dei nostri titoli di Stato 2,09 meno 2,60%. Io saluto Davide Biocchi che è già collegato con me. Buongiorno Davide. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Con Davide, come sempre, analizzeremo anche i titoli a vostra scelta se volete, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Prima però partiamo, Davide, dalla lettura delle notizie principali di questo avvio di settimana e poi le commentiamo naturalmente insieme a te. Sentiamo il sommario. Ottimo. Arriva finalmente al traguardo il decreto crescita, il testo dovrebbe ricevere l'ok del Senato questa settimana, in Parlamento dovrebbe arrivare anche l'assestamento di bilancio. Nervi tesi nel governo che è alle prese con la delicata trattativa con Bruxelles per evitare la procedura di infrazione, si parla anche di mini bot con Giorgetti che spiazza tutti. Chi crede ancora a Borghi? Giornata di sogni e speranze, oggi a Losanna verrà svelata la città che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, ancora tanti gli indecisi. Le borse asiatiche avviano la settimana con segni misti, Tokyo ha guadagnato lo 0,13. L'ultima settimana congiunturale di giugno si apre con il PIL dell'Olanda, seguito dall'indice tedesco IFO, dal Giappone il superindice del mese di aprile. Davide, andiamo un po' a ritroso con le notizie. Io direi che sul fronte macro, posso subito chiederti cosa pensi dell'IFO tedesco, che è in calo rispetto alla previsione, degli analisti e anche al dato precedente. In realtà la valutazione dell'attuale situazione tedesca, possiamo vedere anche dal nostro calendario, è invece superiore alle attese al dato precedente 100,8, però appunto l'indice IFO sulla fiducia delle aziende è in calo, quindi ancora una volta i riflettori puntati sul rallentamento dell'economia tedesca. Sì, perché in linea di massima è questo che sta andando in onda, tutto sommato, oramai dovremmo esserci abituati, ma è difficile poi veramente esserlo, e a tutti gli effetti noi abbiamo che l'indice IFO effettivamente rappresenta di solito una buona indicazione abbastanza robusta, per questo è anche piuttosto stimato dal mercato, insomma è anche contraddistinto da una certa rilevanza. Il fatto che l'indice tedesco sia leggermente in calo è comunque un segnale importante, ma non diverso da quello che ci sta già dicendo il PMI da tempo. Insomma, fondamentalmente la situazione è questa e non si sta uscendo da questo pantano, diciamo, in cui ci siamo infilati, soprattutto in Europa. L'Europa è tra tutti, diciamo, il luogo geografico dove c'è più difficoltà legata. E non è un caso, forse, se Draghi, non dico che sia andato in onda con un quasi whatever it takes come l'altra volta, però ha fatto capire che nonostante lui sia quasi in scadenza di mandato, c'è una forte intenzione di cercare di sostenere la situazione. Ok, assolutamente sì. Allora, Davide, altro tema, beh, in generale i mercati, una seduta, come dire, in qualche modo limitata dallo stacco dei dividendi e poi, insomma, c'è sempre attesa per la risoluzione in Medio Oriente, poi ci sarà appunto il G20 di venerdì, che chissà, forse porterà una risoluzione anche in quelle che sono le trattative tra Trump e Xi Jinping, ancora non possiamo saperlo, però chiaramente è una settimana in cui gli investitori restano un po' appesi alle varie decisioni che arriveranno. Sì, direi che questa settimana, che tra l'altro è piuttosto scarica di dati macro, dopo Sì. l'IFO, diciamo c'è ancora un'ondata, giovedì e venerdì c'è l'ennesima divulgazione, diciamo, come dire, delle correzioni sul PIL statunitense. C'è invero l'inflazione europea, che è il dato primo, quello di fine mese, subito disponibile,
Questo sì, di una certa rilevanza, perché influenzerà anche le decisioni della BCE. In linea di massima però è una settimana piuttosto scarica, ma in questa settimana ci sono due elementi secondo me che ruberanno la scena. Il primo è la riunione dell'OPEC. È importante perché il petrolio, come abbiamo visto, finalmente sta un po' rimbalzando da quei $50, che sono un livello spartiacque fondamentale per la tenuta del grafico, anche diciamo del prezzo del greggio, e a tutti gli effetti c'è poi anche questo fatto della riunione, diciamo dell'incontro in calce al G20 tra Trump e Xi Jinping, perché in linea di massima da quell'incontro deriverà anche il futuro dei mercati. Oggi sale tutto, cioè in questo momento sale tutto, salgono le borse, salgono l'obbligazionario, sale l'obbligazione, nel senso scende il rendimento degli obbligazionari, sale l'oro, sale il petrolio. In questo momento qualcuno bluff, evidentemente a bluffare è l'azionario, che sta salendo perché pensa agli stimoli in un quadro un pochino deteriorato. E per assurdo la situazione è un po' critica, perché se il quadro macro dovesse migliorare, se si dovesse trovare l'accordo, tipicamente il mercato azionario dovrebbe beneficiarne, però a quel punto le banche centrali potrebbero essere meno accomodanti, e sarò curioso di capire cosa succederà ai mercati. Certo, assolutamente sì. Senti Davide, ti ho interrotto, poi dopo vado con la... No, era la conclusione, quindi direi che il quadro è chiaro, anzi lo hai in qualche modo rafforzato con la tua interruzione, perché la partita è lì, cioè bisogna capire che cosa succederà in questo incontro tra il leader cinese e Trump. Assolutamente. Allora, sul fronte interno, ovviamente tu l'hai ricordato giustamente, la procedura di infrazione, spesso ormai non viene più neanche da ricordarlo, perché è diventata un po' una routine, una consuetudine in questi giorni, però ovviamente è lì con nervi tesi nel governo. Intanto proprio sulla procedura di infrazione, per esempio Salvini ha detto: io mi sento ottimista, invece Di Maio si è detto meno ottimista, perché Salvini continua a parlare di flat tax e Di Maio si chiede, almeno chiede al suo omologo, dove pensa di prendere i soldi che servono. Al di là di questo, c'è questa nuova uscita del sottosegretario Giorgetti, che ha detto: ma chi crede ancora a Borghi, sui mini bot, Davide? In qualche modo Giorgetti, come spesso fa, proprio per sua impronta, come dire, professionale, quando mette a tacere alcune questioni, dice: ma non si discute nemmeno, cioè sono inutili. Quindi Borghi sta dicendo, questo lo dico io, non è una parola, non è una frase di Giorgetti, sta dicendo qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma in generale intanto registriamo un dato, e cioè che gli interessi che l'Italia sta pagando stanno scendendo, e questo è buono, perché vuol dire che spenderemo che avremo meno interessi sul debito in futuro, questo non è mai male. Detto questo, stiamo ancora pagando troppo rispetto agli altri paesi, e questo invece va rimediato nel medio periodo. In linea di massima io credo che la partita, cioè che in un paese, in una regione del mondo come l'Europa, che è più in difficoltà rispetto alle altre, poi ci sono due temi specifici che non sono solo l'Italia. Prima è la Brexit, di cui abbiamo visto, insomma, abbiamo anche visto che in questi giorni Boris Johnson è salito un po' è balzato un po' sugli scudi delle cronache, non per fatti proprio edificanti, soprattutto nel contesto anglosassone, da noi sarebbe passato forse meno, un po' più sotto traccia un fatto del genere. Diciamo quindi che la Brexit tornerà a far parlare di sé. Poi c'è il problema dell'Italia, l'Italia che è ideologicamente in contrasto con la Commissione europea, con quella uscente, ma anche con tutti i commissari, insomma, che chiedono, e questo lo chiedono tanti altri paesi anche, che l'Italia subisca questa procedura di infrazione, perché non ha i conti in ordine. Noi continuiamo a dire, scontro ideologico, ripeto, per piacere fateci fare quello che ci pare, e anzi rivediamo queste procedure, perché non sono proprio giuste per ogni paese, non vanno bene per tutti, e tipicamente questo contesto si riporta poi sul piano nazionale in una situazione dove per ora non c'è nulla, perché ci sono, insomma, questa diatriba tra faccio la procedura di infrazione, no, non la faccio, vediamo cosa succede, non la faranno, forse la faranno. Però l'Italia spinge sull'acceleratore, perché chiede la flat tax, chiede altre cose che forse, come dice Di Maio,
potrebbe essere che si vada ancora con l'idea di finanziarle a debito, e questo sarebbe un grosso problema. Evidentemente però l'Italia di qualche shock ha bisogno da questo punto di vista, no? Cioè di uno shock, sì, come una riduzione dell'Italia, il paese ha un po' bisogno. Il problema è come metterlo in piedi, e siccome quando ci sono delle contrapposizioni ideologiche è difficile che qualcuno molli, proprio perché non perde solo l'idea ma perde anche la faccia, evidentemente il contrasto sarà difficile e ci aspetta un autunno caldo. Ok, senti, sto leggendo questa notizia, appunto ha parlato Visco, governatore della Banca d'Italia, dice ancora: i mercati reagiscono alla paura, cioè quello che stiamo vedendo sui mercati, alla paura di un distacco dall'Unione Europea, cioè i mercati quindi reagiscono negativamente a questa ipotesi, facendo salire i tassi, con un effetto che si trascina sulla crescita delle imprese. Ma Davide, davvero possiamo discutere ancora sul fatto che ci sia la possibilità di questo distacco dall'Unione Europea? Ancor prima mi permetto, cioè, di aggiungere io, di sapere che cosa, che forma eventualmente prenderà la nuova Europa, anche se poi vabbè, non è che ci dobbiamo aspettare uno stravolgimento totale ovviamente, però di fatto a settembre si insedierà la nuova commissione, quindi non sappiamo ancora realmente chi prenderà le redini, no, dell'Europa. Allora, il contesto è abbastanza semplice. Una volta, diciamo, a generare esclusivamente quanto tu devi pagare di interesse, erano un po' le pagelle che prendevi, no? Tipo, se la mia pagella è AAA, allora io posso permettermi di pagare anche poco a chi mi presti i soldi. Addirittura i tedeschi rendono meno di zero, cioè trattengono dei soldi a chi glieli presta, pur di chi glieli presta, pur di riaverli in quella valuta lì, certamente con quel metodo lì è disposto ad averne meno tra 10 anni. Questa è la situazione attuale. Il BTP decennale ha rendimento negativo. L'Italia però ha un rendimento, ha una pagella BBB, cioè AAA B, però paga molto più del Portogallo, che ha AAA B meno, quindi ha un rating, una pagella peggiore della nostra, però poi paga molto meno di interessi. Noi quando pagavamo intorno al 3 o poco più del 3% di interessi, ricordo che nell'autunno caldo dello scorso anno siamo arrivati a un certo punto anche a pagare il 3,70 sul quadro decennale. Beh, evidentemente in quel momento, poco dopo, era apprezzato con una possibilità di circa il 20% il fatto che l'Italia potesse, o volontariamente o diciamo spinta dagli altri, uscire dall'euro più che dall'Europa, anche se poi le due cose potrebbero non essere per forza all'unisono. E questa è la vera paura, cioè il problema ben centrato da Visco è che l'attuale surplus, l'attuale, diciamo, quel gap che si misura con lo spread, l'attuale spread è in gran parte, non del tutto, ma in gran parte, generato proprio dal timore della ridenominazione del debito, che si è amplificato dopo, diciamo così, la messa in atto delle famose CACS, no? delle clausole di azione collettiva, che potrebbero anche contemplare questa possibilità a fronte di un accordo con la gran parte dei creditori, però insomma tutto sommato è questo che viene apprezzato, e ha ragione. Finché ci sono, diciamo, dichiarazioni o pressioni che mettono, diciamo, di fronte l'Italia con l'Unione Europea, con i suoi membri, e la contrapposizione si fa dura, il timore che l'Italia possa uscire aumenta, e questo porta subito vendite sui BTP, aumento dei rendimenti e vendite sulle banche in borsa. Questo è il timore dell'autunno caldo, fondamentalmente dal punto di vista della finanza. Certo, altra notizia, ottima notizia, almeno viene definita così, per le società in possesso della qualifica IAP, imprenditore agricolo professionale, perché la Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento relativo alle agevolazioni IMU per tutte le società con questa qualifica ed avrà effetto retroattivo. La misura era nel cosiddetto decreto crescita, che come abbiamo detto, insomma, arriverà alla sua approvazione nella settimana, ed era proposta per chiarire definitivamente la questione riguardante il pagamento dell'IMU, che peraltro aveva suscitato anche interpretazioni difformi e diverse. Davide, un'ultima domanda, poi ti leggo un paio di messaggi prima di salutarti. Certo. Altra questione di oggi: arriverà il responso sulle Olimpiadi? Io lo sto chiedendo un po' a tutti, al di là dell'orgoglio che potrebbe scaturire, no, dall'assegnazione all'Italia, al nostro paese, delle Olimpiadi 2026, c'è tutto un tema di indotto, di investimenti, di entrate per l'Italia, oltre che, mi permetto di dirlo, visto che con te analizziamo anche sempre le questioni più squisitamente politiche,
di vittoria per l'esecutivo che comunque ha preso posizione, no? Quindi se l'esecutivo riuscirà a portare a casa le Olimpiadi, sicuramente sarà un punto di vanto. Beh, intanto io dietro di me non so se si vede, ho un bel quadro del Duomo di Milano perché sono tifoso di questa assegnazione, evidentemente. Ho già vissuto indirettamente, collaborando con Diretta Chie di Torino, le Olimpiadi del 2006, ho visto quanto bene abbiano fatto la città e quindi presumo che, a prescindere dal PIL che riescono a creare nel momento in cui vanno a svolgersi, c'è poi come dire, un indotto che arriva anche dopo a livello di migliore qualità, servizi che funzionano meglio, insomma, già Milano in Italia è leader da questo punto di vista, potrebbe migliorare, ma non c'è solo Milano, ci sono anche tutti i paesi della filiera che hanno aderito, diciamo così, a questa proposta, diciamo, di essere assegnatari di queste Olimpiadi. Speriamo che Milano, defraudata qualche anno fa dall'Agenzia del Farmaco, ve lo ricorderete Ah, tutti, certo. possa ottenere queste Olimpiadi, che farebbe bene. Evidentemente, e non è una faccenda politica, farebbe bene a tutti, destra o sinistra. Assolutamente sì. Va bene, attendiamo le 18. Intanto alle 10:45 era iniziata la presentazione tecnica del dossier. Allora, Davide, ho qualche messaggio che vado a leggere. Intanto loro mi hanno chiesto il gold, come lo vedi? Beh, come dire, dopo averne tanto parlato, dopo aver individuato a lungo, qualche situazione. Come posso vederlo male? Ha corso molto, evidentemente, potrebbe anche starci una presa di beneficio. Tecnicamente qualcuno comincia già a parlare di un pullback, cioè della possibilità che possa ritracciare un pochino perché la corsa è stata significativa. Ricordo che è partito poco tempo fa da 1270 dollari l'oncia per fare questa rincorsa, praticamente sino a sfondare quella che era una resistenza forte, 1350-1370, noi l'avevamo chiamata area di alta densità. Ma l'oro l'ha proprio bucata come un coltello fa nel burro fondendolo, diciamo, e un coltello caldo. E quindi siamo arrivati sopra 1400 dollari l'oncia, siamo sui massimi dal 2013. Sembra la rottura di una congestione, per certi versi un pochino agevolata nell'ultimo effetto, anche dal movimento del dollaro che si è un po' indebolito rispetto all'euro, e questo viene subito riflesso anche nei prezzi delle principali commodities che, come ben sappiamo, sono quotate in dollari. Evidentemente però il movimento è interessante, denota però anche che dopo che il Bund è andato ad avere rendimenti così negativi, e il Bund è un vero e proprio forziere dove mettere il denaro, l'oro che non offre rendimento evidentemente può interessare solo in caso di rendimento negativo, a meno che non ci sia una vera e propria corsa al bene rifugio. Quindi la vedo un po' come un allarme sul fattore bene rifugio, ma anche come la ricerca di un prodotto alternativo, adesso che il Bund ha rendimenti negativi, meglio anche un rendimento zero con magari margini di crescita. Bene, poi Eurotech e Telecom Italia, Davide. Allora, Telecom Italia, ne avevamo parlato anche in alcune delle altre sedute, è inserita in un trading range molto ampio e sta dentro questo trading range oramai da poco meno di un anno. Toccati i minimi, ora si rivolge verso i massimi che stanno, diciamo, in area 0,56, 0,57, 0,56, 0,57. Però evidentemente adesso è a metà del guado e qui trovo un po' di resistenza e un po' di difficoltà. Staremo a vedere. Non che abbia un grafico particolarmente favorevole dal mio punto di vista, però insomma è certamente un titolo che si è mosso. Eh, Ok, l'altro, l'altro titolo era allora aspetta perché ce n'era. Eurotech. Sì, esatto, bravo, perché nel frattempo ne è arrivato un altro, prendendo andiamo su Eurotech, sì. Allora, Eurotech è proprio vicino ai prezzi attuali, intorno ai 4,40, 4,50, ha una resistenza forte. Dovesse superarla, lo scenario si fa rialzista ulteriormente. È un titolo che comunque ha un trend a rialzo che va avanti insomma, almeno dall'inizio dello scorso anno, quindi da tempo. In linea di massima il grafico è piacevole, e quindi vediamo come si comporterà nel momento in cui arriverà su questi livelli. Va bene, guarda, l'altro messaggio che era arrivato, a questo punto facciamolo, Mari Tecnimont, così chiudiamo su questo, Davide. Allora, andiamo a cercare Maire Tecnimont, sto aprendo il grafico, MT. Allora, Maire Tecnimont, protagonista, diciamo così, in tutto il 2019, 2018 e 2019
di un andamento, direi, decisamente non all'altezza, secondo me, cioè con un trend ribassista conclamato da tempo, sta cercando di reagire dall'ennesimo minimo decrescente nel trend, però graficamente non mi sembra che offra molto. La prima resistenza, che è in area 3, insomma è abbastanza vicina, staremo a vedere come si comporta lì, però rispetto ad Eurotech, anche rispetto alla stessa Telecom, questo è il grafico più deteriorato che ho visto tra quelli richiesti. Va bene, allora Davide Biocchi, grazie, naturalmente ti ritroviamo nei prossimi giorni sulle fonti TV, intanto buona giornata, so che sei in viaggio oggi. Sì, oggi sono in viaggio perché c'è un corso di diretta in provincia di Treviso, quindi sono là con tutti gli amici che vogliono vederci, se qualcuno volesse, è della zona e volesse venire, sul sito Directa.it trovate, Directa.it trovate tutte le specifiche, è un corso gratuito ovviamente, e quindi mi rimetto in movimento e ci vediamo là e poi con voi nel resto della settimana. Va bene, grazie, vi aspetto allora Davide Biocchi, grazie mille, buona